Poracci, bentornati. Dopo aver passato in rassegna le occasioni in cui nel corso degli anni Sony ha copiato Nintendo, con risultati non sempre ottimali, è il caso in questo video di fare il discorso opposto. Come si dice, un colpo al cerchio e uno alla botte, e lontano da ogni fanboismo, non si può non riconoscere che anche Nintendo si sia spesso dovuta adattare al ritmo dei suoi concorrenti, arrivando in netto ritardo su feature considerate standard nel settore. Penso infatti che la forza dell'azienda di Kyoto, la sua estrema originalità e la continua ricerca dell'innovazione a tutti i costi sia un'arma a doppio taglio che spesso gli si è ritorta contro, costringendola ad arroccarsi in atteggiamenti di eccessiva testardaggine e ottuso orgoglio. Prima di passare in rassegna alcuni dei casi in cui Nintendo nel corso della sua storia si è ritrovata a dover rincorrere Sony e Microsoft, mi raccomando, se questo tipo di video vi piace, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i prossimi approfondimenti. Iniziamo! Nel precedente video ho parlato tanto delle innumerevoli innovazioni apportate da Nintendo nei sistemi di controllo, feature che sono state fatte diventare dei veri e propri standard da Sony e Microsoft, che hanno saputo perfezionare le rivoluzioni della casa di Mario. E sebbene Nintendo abbia cercato di esplorare i campi più disparati, proponendo sempre nuove soluzioni ludiche in grado di riconfigurare il gameplay delle sue produzioni, il controller classico non si è evoluto più da quanto proposto su console PlayStation e in seguito Xbox. Sony ha aggiunto i due tasti dorsali, inserito una seconda levetta e reso cliccabili entrambe, coniando L3 e R3. L'azienda di Kyoto si è uniformata a questo modello, non discostandosi minimamente dalla concorrenza, anzi cercando di avvicinarsi il più possibile alla standardizzazione dei pad, e dove si è allontanata dalla formula resa celebre da Sony, lo ha fatto solo per avvicinarsi a Microsoft. Ad esempio, mentre Wii U e Switch propongono dei controlli alternativi totalmente avulsi dall'utilizzo del pad, i controller di entrambe le console si rifanno palesemente alle periferiche dell'Xbox, e non parlo solo dell'aver disallineato le due levette analogiche, ma lo stesso grip dell'impugnatura ricalca pesantemente quanto proposto da Microsoft, come al solito. Non che sia un male in assoluto, in fondo il Pro Controller della Switch è quanto di più comodo abbia mai provato, ma è ovvio che in questi casi Nintendo si sia ispirata enormemente alla concorrenza. Nella storia di Nintendo, il Nintendo 64 rappresentò la prima home console che non riuscì a dominare incontrastata nel mercato. La nuova arrivata, la PlayStation di Sony, sbaragliò tutti i competitor imponendosi da subito come leader del settore. Furono diversi fattori che contribuirono a questo cambio radicale di equilibrio, ma uno dei principali fu sicuramente la scelta di non dotare il Nintendo 64 di un lettore CD, preferendo come supporto per i giochi delle cartucce proprietarie. La scelta dipese da numerosi fattori e rappresentò anche l'origine della discordia tra le due aziende, ma sostanzialmente Nintendo in questo specifico caso, con estrema testardaggine e anche un pizzico di arroganza, non volle uniformarsi alla concorrenza, rifiutandosi di adottare il formato del CD, che si stava rapidamente imponendo come il supporto fisico del futuro. Mentre Sony, grazie alla rapidità del compact disc e alla sua elevata capienza, offriva esperienze ludiche graziate da filmati mozzafiato e audio di qualità superiore, il Nintendo 64 agli occhi del pubblico risultava una console ancorata al passato, divertente ma non futuristica. Aggiungiamo inoltre che, secondo molti, il successo stratosferico di PlayStation fu dettato in gran parte da quanto era facile piratare e riprodurre contenuto non originale su CD, ed è facile capire come Nintendo, con questa scelta anacronistica, creò il più grande collo di bottiglia della sua console, e non si fermò di certo qui. Pensate a quando PlayStation 2, una delle console più vendute di tutti i tempi, regnò incontrastata sul mercato anche grazie alle sue capacità multimediali dettate dall'essere un lettore DVD. Nintendo, ostinata come non mai, dotò il suo GameCube di un altro formato proprietario, questa volta i mini dischi. E mentre Sony con PlayStation 3 completava con successo la transizione da DVD a Blu-ray, la Wii di Nintendo, pur essendo dotata di un lettore ottico, di base non era in grado di riprodurre neanche DVD, feature che si scoprì essere presente ma non sbloccata a livello software. Insomma, un'avversione verso i dischi digitali a dir poco paradossale, che costò carissima alla casa di Kyoto. Per me Nintendo è sempre stata sinonimo di multiplayer,
Una delle caratteristiche distintive del Nintendo 64 e del GameCube era quella di essere dotate di serie di ben 4 porte per i controller, in modo da poter dar vita a delle indimenticabili sessioni di multigiocatore in locale senza bisogno di dover acquistare periferiche come il multitap. Lo so che questa è una cosa che solo i boomer come me capiranno, ma ben prima che prendesse piede l'online play, giocare insieme significava sedersi sullo stesso divano e andare di split screen. E Nintendo era la regina incontrastata del multiplayer. Titoli come Mario Kart, GoldenEye e Perfect Dark segnarono una generazione di giocatori. Peccato che poi arrivò il gioco online e Nintendo, ancora oggi, non è stato in grado di offrire un'esperienza decente ai giocatori. Sebbene fosse partita nel migliore dei modi, dotando il GameCube di una porta per supportare un modem ed ospitando praticamente da subito Phantasy Star Online 2, MMO targato Sega, di lì in poi la casa di Mario iniziò a sviluppare una vera e propria avversione per il gioco online. Certo, il processo non fu immediato neanche per Sony e Microsoft, ma se le due aziende rivali già solo una generazione dopo iniziavano a proporre delle infrastrutture online in grado di gestire le funzioni più avanzate del multiplayer su internet, Nintendo al massimo era riuscita a tirare fuori una delle peggiori idee di sempre, i codici amico. I pochi titoli che su Wii iniziavano timidamente ad esplorare il territorio del matchmaking online erano limitati e quasi ingiocabili, imperfezioni che si trascinarono anche nell'epoca della Wii U. Ed è incredibile come problemi del genere persistano anche su Switch, anche sui titoli pensati esplicitamente per l'online. Tra filtri famiglia e limitazioni hardware assurde, pensate solo al casino che andava tirato su per avviare una chat vocale in-game su Splatoon 2, Nintendo è in ritardo di secoli rispetto alla concorrenza, un atteggiamento a dir poco inaccettabile. E questa inettitudine si riflette tutta nel servizio Nintendo Switch Online. Mentre il Plus di Sony e il Gold di Microsoft propongono ormai da un decennio un abbonamento a pagamento per poter usufruire del gioco online, Nintendo ha proposto la sua alternativa solo 2 anni fa e con risultati disastrosi. I servizi della concorrenza non solo offrono una struttura online in grado di creare un ecosistema dove si può interagire con gli altri utenti, ma in più offrono mensilmente nei videogiochi gratis, quasi a voler legittimare l'esborso per l'iscrizione. È vero, Nintendo Switch Online costa molto di meno, ma qual è il senso di pagare questo servizio? I salvataggi in cloud dovrebbero essere una funzionalità totalmente gratuita, visto soprattutto le ottuse limitazioni di Switch nella gestione delle partite salvate, e l'online non presenta le più basilari delle funzioni, come il poter mandare dei messaggi ai propri contatti della lista amici. In più, i giochi offerti propongono uno spaccato minuscolo della storia della grande N, limitandosi al NES e allo SNES, senza delle aggiunte a cadenza regolare, che non fanno altro che far rimpiangere la cara vecchia Virtual Console. Insomma, non solo Nintendo Switch Online è arrivato in netto ritardo rispetto alla concorrenza, ma inoltre simboleggia tutto quello che non funziona nella Nintendo di oggi, che ora come mai fatica ad uniformarsi a quelli che sono i trend e le esigenze del mercato. E vorrei chiudere con gli aspetti su cui secondo me Nintendo dovrebbe dire la sua, pescando a piene mani da quanto visto su PlayStation e Xbox. Chiariamoci, è giusto che Nintendo continui sulla propria strada approcciandosi al videogioco col suo stile inconfondibile. E posso anche accettare che nella volontà di dare priorità assoluta ai giochi non faccia nulla per puntare sulla multimedialità di Switch. Non vedremo mai su libri da un browser per navigare su internet, o magari il supporto a Netflix, e ok, va bene. Ma ci sono delle sfide che si vanno configurando all'orizzonte e Nintendo sembra tremendamente impreparata. Tra Game Pass e PS Now è ovvio che quello del gaming on demand sia uno dei perni su cui ruoterà il mercato nei prossimi anni, ma a parte qualche sporadico elemento, tutto tace dalle parti dell'azienda di Kyoto, idem per il gaming in streaming. xCloud e Stadia sono progetti ancora acerbi, ma non prenderei sotto gamba i potenziali scenari futuri dettati da una larga diffusione di questi servizi. E della realtà virtuale vogliamo parlare? Siamo sicuri che il VR sia ancora un semplice vezzo per pochi giocatori? Mi risulta difficile credere che, a parte quel poco che si è visto con Labo, Nintendo non riesca a trattare questa realtà in forte crescita del gaming con un minimo di serietà.
E questi poracci erano alcuni dei momenti della storia in cui Nintendo si è ritrovata costretta a rincorrere la concorrenza, con risultati tutt'altro che brillanti. Insomma, è chiaro che nell'industria videoludica, oltre all'originalità, una grande importanza è rivestita dal sapersi guardare intorno e riuscire a interpretare i trend del mercato. Voi cosa ne pensate di tutto questo influenzarsi a vicenda? C'è effettivamente qualche compagnia che più delle altre si è distinta per originalità? Vi aspetto nei commenti. Intanto lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Michele, fanboy, ciao!